ospite di Radio Onda Ligure, oggi l'assessore al turismo e al commercio di Savona, Paolo Apicella. Abbiamo parlato di tante cose e tanti sono anche i progetti per il futuro in testa all'amministrazione comunale savonese, vero Paolo? Sì, perché una delle ambizioni dell'amministratore è quello non soltanto di lavorare sulle emergenze, come purtroppo ci troviamo quotidianamente, ma anche sulla pianificazione, quindi cercare anche di dare un po' di obiettivi al proprio lavoro, un po' di stimoli, un po' di entusiasmo, un po' di coinvolgimento anche per altri soggetti, appunto per porci delle mete. Sicuramente noi per l'anno prossimo avremo un evento importantissimo che sarà l'arrivo del Giro d'Italia, che sarà un'ottima vetrina per la città, perché l'ultimo arrivo, che risale a quasi 30 anni fa ormai, vedeva sicuramente uno scenario totalmente diverso. Noi oggi abbiamo una darsena, non prima, ma delle spiagge che sicuramente potremo venderci tra virgolette durante quell'evento. Stiamo lavorando su iniziative legate all'enogastronomia, che sono sicuramente molto importanti, al food and wine che abbiamo fatto quest'anno, lo svilupperemo ulteriormente, e in anteprima su un progetto che sarà una sorta di fortezza del Priamar legata a tutto ciò che è benessere, quindi dall'attività fisica all'alimentazione, alla cosmesi, all'estetica, e lo legheremo all'Expo 2015, perché Savona è partner appunto della Regione Ligure su Expo 2015, quindi legheremo questo evento aspettando Expo 2015, perché il tema dell'Expo è proprio l'alimentazione, il benessere legato all'ambiente. Grazie Paolo, buon lavoro. Grazie.